Oggi nel pomeriggio Edoardo Accorsi, neo sindaco di Cento, prende possesso delle sue funzioni di sindaco. Cento, Ferrara, 19 ottobre 2021, TC Cento Web TV, la redazione. Oggi alle ore 15.30 la Commissione Centrale, che ha il compito di visionare e approvare tutti i verbali redatti dai presidenti di seggio, ricordiamo che nella domenica lunedì 17-18 si è votato per il ballottaggio a Cento tra il candidato Edoardo Accorsi e il sindaco uscente Fabrizio Toselli. Quindi, dicevamo, la Commissione Centrale ha il compito di visionare e approvare tutti i verbali redatti dai presidenti di seggio, quindi investire dopodiché ufficialmente il sindaco eletto e tutto il Consiglio Comunale che viene eletto dai voti e calcolati da questa Commissione. Per fare questo c'è una breve cerimonia a cui il sindaco designato partecipa con grande emozione, come vediamo, e commozione. Quella che Edoardo Accorsi giustamente non riusciva a trattenere, perché da lì a poco andava a ricevere l'investitura a sindaco per Cento. Noi della redazione di TC Cento Web TV, online taquinocentesimo.it, invitati alla cerimonia, e per questo ringraziamo dell'invito, vi proponiamo le immagini inedite della cerimonia di investitura. E dopo questa breve cerimonia, Edoardo Accorsi è ufficialmente, per i prossimi 5 anni, il sindaco di Cento, il sindaco della città del Guercino. Complimenti e buon lavoro a Edoardo Accorsi da parte della nostra redazione di TC Cento Web TV, taquinocentese.it. E noi vi diamo appuntamento ai prossimi servizi della nostra Web TV, la Web TV del territorio. Va bene signori, allora procediamo alla proclamazione. Il Presidente ha dato atto che il candidato, il signor Edoardo Accorsi, ha riportato tra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio il maggior numero di voti dati, cioè 7.693. Proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Cento, il signor Edoardo Accorsi. Grazie. Per le liste collegate, sia in sede di primo turno che in sede di ballottaggio, con il candidato proclamato eletto alla carica di sindaco, per la lista 5, avente contrassegno Partito Democratico Cento, alla quale spettano 7 seggi di signori: Mario Pedacci, Mattia Franceschelli, Paola Bergamini, Rosa Sandoni, Eleonora Salsini, Giacomo Longo, Rossano Bozzo. Per la lista 6, avente contrassegno Cento Sicura, alla quale spettano 2 seggi, proclamerei i signori Vanina Piccariello, Angelo Bonsani. Per la lista 7, avente il contrassegno attiva Edoardo Accorsi sindaco, alla quale spettano 6 seggi, i signori Silvia Vigoli, Vito Salatiello, Nicolo Tappi, Laura Riello, Matteo Fortini, Matteo Esca. Per le liste collegate, sia in sede di primo turno sia in sede di ballottaggio, con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio ma non risultato eletto a tale carica, il signor Fabrizio Toselli, candidato alla carica di sindaco. Per la lista numero 1, avete contrassegno Fratelli d'Italia del Meloni, alla quale spettano 2 seggi, i signori Francesca Calderone, Alessandro Barani.
Se la lista 2 avete contrassegno, lega per il premio, per la quale spettano un sesto, il signor ha reso nel nome. Per la lista 3 avete contrassegno avanti scelta, per la quale spettano i seggi, i signori. Gerlando Bruno detto Gerri, Beatrice Tremonini. Per la lista non collegata con nessuno dei candidati alla carica di sindaco ammessa al turno di ballottaggio, il signor Marco Petazzoni. Per la lista 10, avendo il contrassegno Orgoglio Centesa, la quale spettano due seggi, i signori Elisabetta Giberti, Matteo Veronese. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Thank you.